Sono 450 gli interventi per le scuole dell'area del centro Italia interessata dal terremoto del 2016 previsti dal programma straordinario per la ricostruzione, adeguamento e miglioramento sismico delle scuole colpite dal terremoto 2016 in Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche. I dettagli del programma sono stati presentati mercoledì 1 giugno in una conferenza stampa che si è tenuta a Roma. Il programma straordinario, del valore complessivo di 1,3 miliardi di euro, è stato illustrato dal commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini. La novità che oggi presentiamo, e poi dirò per merito di chi e ad opera di chi, è che parte, è partita in questi giorni, 25 maggio per la precisione, un'unica gara suddivisa in due bandi per 227 scuole da ricostruire nelle quattro regioni del centro Italia. Attenzione, un'unica gara, non 227 gare. Di questi 227 scuole finanziate a fine dicembre, 189 sono nuovi interventi, cioè che non erano contemplati nella programmazione finanziaria che aveva riguardato un numero di circa 260 scuole con le ordinanze precedenti, e 38 sono interventi che erano già finanziati ma che hanno, i cui enti, province e comuni, hanno deciso di aderire volontariamente all'accordo quadro, avendo noi disposto con l'ordinanza speciale numero 31 del 31 dicembre l'obbligo di ricorrere all'accordo quadro per i nuovi interventi, la facoltà per quelli che erano già stati finanziati nel passato. Diceva già Mario Senzini, il numero delle scuole finanziate ricostruende è di 450 complessive, dei quali 227 partono oggi con l'unica gara che ho detto, 24 sono gli interventi già conclusi, 22 sono in corso di realizzazione, circa 30 sono in fase di gara. Questo intervento sarà l'intervento più qualificante della ricostruzione del centro Italia, che restituirà ai cittadini e soprattutto agli alunni, agli studenti, alle loro famiglie, un patrimonio edilizio scolastico sicuro, moderno, efficiente, sostenibile. Il programma illustrato dimostra come quando le istituzioni dialogano, gli impedimenti burocratici possono essere cancellati. Giuseppe Busia, presidente ANAC. È possibile conciliare la rapidità con quelli che sono i principi di legalità, ma sono alla fine regole per amministrare bene, per usare bene le risorse pubbliche, per investire correttamente le risorse, soprattutto in un'area e in settori come quelli di cui ci occupiamo. Per cui il vantaggio è quello che stiamo cercando di fare col commissario Legnini, anche guardando al futuro della collaborazione, sperimentando quello che è oggi un accordo quadro e quello che sono le modalità, è quello di diffondere questa attività e quindi di far sì che la conoscenza della materia si diffonda in tutti i soggetti e si responsabilizzino tutti i soggetti a lavorare meglio. La chiave di volta, quindi, per fare in fretta è quella di diffondere la cultura, diffondere quest'idea di collaborazione. L'intervento dell'assessore regionale delle Marche alla ricostruzione Guido Castelli ha poi dato modo al ministro Bianchi di sottolineare il tema del ripensamento progettuale delle comunità montane e più in generale dell'entroterra. Questa deve essere anche occasione per ripensare i nostri territori. Le scuole, le nuove scuole che andiamo a fare, non sono le scuole di un tempo, eh? Una scuola di un tempo, sapete com'era fatta, era un corridoio, le porte chiuse e qualcuno che diceva non si sente volare una mosca. Non è più così, eh? Noi abbiamo fatto un bando per 200 scuole nuove, c'era Renzo Piano, c'erano tutti i migliori architetti italiani che ci hanno ricordato una cosa fondamentale: la scuola è il centro di una comunità e quindi deve essere aperta. Quindi devono essere scuole la cui fruizione va al di là dell'orario scolastico. La palestra, la biblioteca, gli spazi diventano spazi di tutta la comunità, così come devono essere spazi in cui vi è la continuità didattica. Ma attenzione, però c'è un problema:
continuità didattica da ripensare anche in quei territori in cui le comunità stanno cambiando. L'assessore delle Marche dice giustamente: stiamo vivendo un inverno demografico. Ricordatevi che a livello italiano fra il 21 e il 32 avremo 1.400.000 bambini in meno. La soluzione non è fare delle classi sempre più piccole, perché poi quando facciamo delle classi sempre più piccole i bambini non si ritrovano, c'è una dimensione della comunità. E allora il mio invito che faccio a tutti è: prendiamo questa occasione della costruzione per ripensare anche il territorio. In molte parti d'Italia, ad esempio il Trentino che è cominciato prima, da anni si fanno i comprensivi di valle, cioè si prendono tutte le scuole che stanno intorno a una valle e ragionano insieme. L'abbiamo fatto in Emilia Romagna, si fa anche in altri luoghi. Cioè si colga l'occasione di questo straordinario intervento guidato dal commissario per ripensare anche l'organizzazione scolastica in quelle aree, anche periferiche, sicuramente interne, in cui la scuola deve essere un presidio di una comunità viva e dinamica, in cui si superi anche l'inverno demografico, ma anche trovando delle forme che non sono deroghe. Io devo dire, quando loro mi domandano delle deroghe, non sono d'accordo. Facciamo un'impostazione di organizzazione della scuola che non sia una deroga del passato, ma sia un modello organizzativo adeguato alla nostra epoca.